Che ti devo dire? Almeno quello ringhia, il mio mugola come una foca. Elvis, ti dico questa cosa. Peppe l'altra sera ha detto: il mio cane fa le fusa. Ora, tu dimmi da che cane in cane fa le fusa. User in your channel was kicked from the server. Cominciamo a giocare a pallone. No. Vai a proviamo Peppe come nuova. Ciao, io eccomi. Allora, sei crashato. Potresti fare tipo le Olimpiadi della G Femini. Beh, non sapevo che il cane facesse fusiscisse. Facesse le fusi. Torneo only staff. Ping pong. Ping pong. Il ping pong umano. Ciao. Esatto. Hola, buonasera Nerding. Salve, buonasera. Mentre levo nei miei alloggi. Se vuoi spoilerartelo, spoilerlo. No, 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 aspetto, aspetto. Beh, detto così. Ecco. Madonna santa però. Se vuoi vederlo dopo lo guarda, te lo faccio vedere. Eccolo. Va bene? Così ci siamo. Siamo... so già com'è fatto, quindi. Ah, beh, vabbè, è vero. Però insomma, se vuoi rivederlo, rifare un remember. Non sono così sprovvedute. Ma perché? A quest'ora è presto. Ma guarda, non c'è orario per certe cose, Il delirio va dall'11 in poi. Chi l'ha detto? Beh, sei su Geek Family, ti ricordo, cioè non... Poi incominciamo pure alle 5 di pomeriggio a fare il delirio. Ah beh, sicuramente, mente sicura, ok? Che battuta di merda. Meno male che te lo dici da solo. Non mi fa ridere che sto bevendo il cappuccino, ma per che favore. Cazzo ti sta dicendo niente? Se no mi va di traverso. No, ma prima meglio. Il latte. Ma prima il caffè, poi il cappuccino, poi il latte. No, vabbè, è latte più tardi. Alle 10 ci vuole il brodino col peperoncino dentro. Sì, e a mezzanotte la carbonara o la peperonata, che è così ti sciolfa il buco del culo, cazzo. Vabbè, non la faccio tutte le sere la carbonara, dai. No, beh, è vero, la volta dopo fai peperonata con cipolle. Madonna. Ho frittato con le cipolle, pure quello. Ho preso patate e cozze, non so se la sentite, l'avete detto. Buone. Ma Peppe, perché gli dai questa idea a Daniele? No, ma io ho detto c'era una canzone remix di tre anziane pugliesi che cucinano riso, patate e cozze per sé. E tipo gli hanno fatto un remix. Beh, sarà, ma io preferisco le cipolle appassite nell'aceto. Buone. Quelle piacciono anche a me. Con le acciughe. No, con le acciughe no. No. È secco il nome. A me piacciono senza aceto, sinceramente. Tu, vabbè, ma al di là di quello che possono piacere o non piacere, comunque, perché le cipolle sotto aceto non è che siano una scoperta del mondo, ecco. No, no, ma io dico, cioè, nel senso, io se le fa mia mamma, le fa, cioè, in padella normale, con l'olio. Beh, sì, quello sì, anch'io. Però il fatto che lui ci mette le acciughe, questo no. Come faccio a spiegare a una mia amica cos'è l'hype? Ecco. Cos'è? Digli, hai presente quando vedi tre cazzi tutti in una volta? Ecco, quello è l'hype. Secondo me capisce. Le perle di saggezza. Sì. Sarebbero? Ah, non lo so. No, dicene una. Una perla di saggezza in merito a una giornata di sole. Che bello, oggi c'è il sole, domani può piovere e si muore in un incidente stradale. La saggezza dove sarebbe in questo? Il sole o la morte? Che se te ne stai a casa col sole e con l'acqua vivi meglio. Qua siete, man mano state diventando tutti come Daniele. Vabbè. Ho paura di voi. Il profumo della vita. Io sento solamente cose. Marcolino, a te se non si parla di manga... Ecco. Studiato lo spagnolo. Ecco, c'è mia moglie che mi ha chiesto se hai studiato lo spagnolo. Lasciamo stare lo spagnolo, Maria, tranquilla. Maria, ciao Maria. Lascia stare mia moglie.
Mi ha salutato Daniele. Ciao Daniele. Eccolo. Ciao Maria. Sì, ciao, un giorno ci incontreremo. Sto cazzo. No, lo so io, lo so. Te stai buona. Ma perché? Elvis ricorda ancora i bei momenti su Skype mentre Maria e Daniele parlavano e Elvis lo lasciava niente. No, no, quando mia moglie diceva: ma sai che stai bene, come sei carino, come ti sei pettinato bene, come sei carino, io cosa sono, cazzo? Quei momenti non se li scorderà mai più Elvis. Sono quel momento in cui Daniele ti ha superato. Ecco. Dai. Peccato che mia moglie non sente questi momenti. Sto morendo da ridere, questo mi dice. Oddio. Vabbè. C'è la mia che sta tossendo. Secondo me si stanno chiamando. Si stanno. Cioè, Checco, stai comunicando anche tu per caso? Non lo so. C'è una che si affoga, quell'altro che si strozza, andiamo bene. Oh, è arrivato Gabriel, sei arrivato proprio nel momento giusto, buonasera, guarda. Buonasera. Buonasera. C'è mia moglie che si sta affogando, c'è Daniele che si sta strozzando, Checco che tossisce. Io mi chiedo dove cazzo vivete la giornata voi. Che nel tombino vivete la giornata. Cazzo. Oh, ma c'è da prendere la peste in questa stanza tra un po'. Ciao. Ci sono più batteri qua che nella che in Vietnam. Ciao. Madonna. Ma un altro tonfo e ci lascia c'è col cuore. Ma non gliela tirare però. No, no, possibilmente me la tengo stretta qui, non è che gliela tiro, cioè. Mi serve a me, cazzo, Madonna, serve. È l'unica che ho, vorrei tenermela il più possibile, ecco. E vabbè, cazzo. Vabbè. Quell'altro non doveva mettere i puntini sulle i. Basta. Ma a me lo dici, basta. Cioè tu tossisci, quell'altro scappa e tu dici basta a me.